In realtà io ho più ospiti perché sono in compagnia di Edgardo Contato, che è il direttore generale della USL 3 Serenissima. Poi c'è Francesco Serafini, che invece è il responsabile Covid dell'ospedale di Mestre. Poi c'è invece con noi in compagnia il dottore Romano Centomo, che in realtà è un paziente, ma è un medico che durante la prima ondata purtroppo ha riscontrato il Covid, quindi è da mesi che diciamo, analizza, ma anche quello che viene chiamato il long Covid. E poi abbiamo Manuele Nizzetto, che è il primario pneumologia Covid Hospital di Dolo, e diciamo, ci farà un po' il quadro scientifico e ci spiegherà nel dettaglio gli esami che fanno, ma che cosa è questo long Covid. Permettimi però di fare prima un quadro col direttore generale proprio per spiegare come mai anche il Ministero della Salute ha voluto investire in questi ambulatori, come è nato da voi e a che cosa vi serve, perché è così importante questo ambulatorio. Questo ambulatorio è fondamentale, ha due scopi importantissimi. Uno, intanto, dare una risposta ai pazienti che subiscono i postumi di una malattia che conosciamo poco. L'altro è proprio quello, uno scopo di ricerca, appunto, di scoprire come intervenire per curare in via definitiva questa malattia. E noi qui all'azienda 3 Serenissima questa iniziativa l'abbiamo cominciata subito, fin da luglio dell'anno scorso. L'abbiamo impostata in termini scientifici perché, facendola approvare dal comitato etico, è entrata in uno studio monitorato per capire effettivamente, secondo parametri tecnico-scientifici, come erano le modalità di intervento e quali potevano essere le soluzioni da adottare. E sulla base di questo abbiamo impostato tre ambulatori, uno è questo. Ce ne sono altri due all'ospedale dell'Angelo a Mestre, che prendono in carico le persone più gravi e che vengono accompagnate in questo percorso, diciamo, di cura. Elena, fateci Io capire adesso ti meglio farei che tipi vedere di che esami cosa vengono fatti, consiste, no? esatto, in che cosa consiste questo percorso di cura. E a questo punto siamo con il dottore Emanuele Rizzetto. Ce lo fa proprio, Rizzetto, ce lo fa proprio vedere gentilmente che cosa fa un paziente, cioè in che cosa consiste? Bene, allora siamo nell'ambulatorio, la prima parte della valutazione è una parte di studio della funzionalità respiratoria E si può che vedere si può con... vedere. Adesso eseguiremo la prova, la seguiamo insieme. Il paziente è seduto e il collega, che adesso gli darà le indicazioni per eseguire le indagini, Va incitato, va giusto? incitato, quindi non prendete paura se sentite l'incitazione, perché l'esame deve essere eseguito con una buona collaborazione, perché è fondamentale per ottenere dei parametri che ci permettono di capire se c'è stato un danno a livello funzionale in un paziente che ha subito sicuramente un'alterazione della sua funzionalità a causa del coronavirus. Adesso vediamo l'esecuzione della prova. Potete, spero, seguirla a monitor, vedrete il flusso inspiratorio e Cioè quelle linee respiratorio. che noi vediamo là, che si alzano e Esatto, si abbassano, per è il il respiro respiro del del paziente. paziente. Esatto. Questa è una manovra che noi consideriamo una manovra lenta e che permette di avere dei parametri che ci danno un'idea di quanto parenchima polmonare il paziente dispone rispetto ai suoi teorici. Cioè, Un'altra vedete. manovra invece, che è la manovra curva flusso volume, ci permette di vedere se c'è un danno a livello di ostruzione delle vie aeree. Penso Scusa adesso Elena, vorrei essere riusciremo a rassicurata. Sta bene il farvi dottore che ha fatto l'esame? Sì, diteci che sta bene, cioè che Sì, insomma se la sta confermo. cavando. Io confermo, sono il dottore che l'ha seguito, è un paziente proprio della prima ondata che ha fatto tutto un percorso importante, anche riabilitativo, e che dopo lunghi mesi ha recuperato la sua normale Oh, funzionalità. ma a E proposito quindi dei ci ha dato lunghi una grande mesi, quanto tempo soddisfazione. ci vuole mediamente per tornare alla normalità? L'avete capito? Beh. No, dipende sempre dalla gravità della malattia che il paziente ha avuto. Allora, i pazienti che hanno una malattia, diciamo, media, non moderata, il recupero è abbastanza rapido, si può parlare di settimane, massimo un paio di mesi. Pazienti invece che sono stati ricoverati in rianimazione, soprattutto quelli che hanno avuto una lunga degenza, sono i pazienti più provati, sono i pazienti che hanno avuto bisogno di un percorso molto lungo E per anche loro che di si parla di long ricovero e di COVID? riabilitazione intensiva. No, non solo per loro, perché in realtà il long Covid noi cominciamo a toccarlo adesso anche nei pazienti che sono stati trattati a casa. Perché
perché per long covid si intende tutto quell'insieme di sintomi che perdurano nei mesi che seguono a distanza della malattia. Uno dei principali è la tosse, poi c'è la fatigabilità, l'astenia, la dispnea cronica, disturbi digestivi, alterazioni della memoria, alterazioni dell'attenzione, anche disturbi gastrointestinali. Cioè, tutta questa cortea di sintomi, purtroppo, come si dice, possono prolungarsi nel tempo. E quindi il sintomo vero dell'astenia cronica è forse il più importante. Sì, ci possono volere anche mesi, certo, per recuperare. Abbiamo pazienti che hanno recuperato in toto la funzionalità respiratoria con una normalizzazione dell'indagine radiografica, che però mantengono questa stanchezza cronica che ovviamente impatta in maniera negativa nella loro attività di vita. Certo. Devo dire che qui, grazie all'amministrazione, abbiamo attivato un percorso riabilitativo che si sta dando delle grandi soddisfazioni. Ascolti, noi li avviamo alla riabilitazione ambulatoriale. Ci sono differenze tra gli esiti dei pazienti della prima ondata e quelli della seconda ondata? Ma posso solo dire, visto i numeri, che non è, possiamo dire che nella prima ondata la sensazione è che c'era un recupero più rapido. Questa è la percezione. Mentre nella seconda, che è stata un po' più impegnativa, abbiamo un pochino più di pazienti con esiti a lungo termine. Questa è una sensazione, non abbiamo ancora estrapolato i dati, però la percezione è stata così. Come se la seconda ondata il virus fosse un pochino più cattivo, ma soprattutto nel recupero, quindi perché l'indice di letalità è sempre stato uguale. Oh, dopodiché, diciamo, anche i soldi che ha stanziato il Ministero e che ha stanziato il Governo saranno utili a studiare proprio come recupera, ad esempio, un polmone, no? Assolutamente sì. Infatti noi come pneumologi siamo preoccupati su quelli che sono gli esiti fibrotici. Per questo che questo ambulatorio andrà, a mio avviso, mantenuto per almeno un paio d'anni, per vedere proprio quel gruppo di pazienti che avranno ancora degli esiti, come evolveranno. Questo certo. Può darci sicuramente delle indicazioni a livello di ricerca su come recupera un polmone da un danno così importante. Oh, oltretutto mi perdoni, ma non stiamo parlando solo di polmoni, no? Cioè non è l'unico organo interessato, no, il polmone. No, questa è una malattia Sono d'accordissimo con lei, ovviamente io parlo da pneumologo, certo. Però questa è una malattia da seguire in maniera multidisciplinare, perché è una malattia purtroppo che colpisce tantissimi apparati. Come ho detto prima, ce ne sono tanti, per esempio cardiovascolare, sappiamo benissimo tutti gli effetti sul cardiovascolare, gastrointestinale, neurologico, urinario. Certo. Oggettivamente deve essere visto a tutto tondo, tanto è vero che in base ai sintomi a lungo che noi troviamo, poi lo indirizziamo allo specialista di dovere, certo, per poter seguirli e per poter portare quanto prima il paziente a una normalità, che è quello che cerchiamo di ottenere, ovviamente. E professor Pregliasco, mi viene in mente quando sento e lo stomaco, il cuore, il fegato e l'apparato nervoso, cioè mi ritorna in mente con che razza di mostro abbiamo avuto e abbiamo a che fare ancora oggi, e quindi mi sembra che ragionare su come si recupera sia a questo punto molto importante, no? Perché noi troppe cose non sappiamo ancora di questo virus. Assolutamente, e questo deve essere raccontato.